Bentornati su Officina del Pilota. Sono a 130 all'ora in autostrada. Improvvisamente sento un brutto rumore. La Mini perde potenza e la temperatura dell'acqua si alza immediatamente. Dallo specchietto retrovisore vedo detriti rotolare sull'asfalto. Era il tenditore della catena che avevo sostituito solo poche settimane prima. Che faccio? Chiamo il carro, la porto da Speedlab, cambiamo la puleggia e il tenditore, ma dopo averla rimontata, messa in moto e provata su strada, ci rendiamo conto che non basta. Il problema era un altro, il volumetrico. Le Mini, sia per te che per me, sono una persecuzione ormai. Praticamente gli sto a scomporre il collettore d'aspirazione per arrivare sotto al compressore volumetrico e alla pompa dell'acqua. Ci abbiamo una farfalla davanti, ho smontato pure quella. Pensavo fosse un po' più sporco, invece non è. Cioè io penso questo è da tanto che non lo smontano. Adesso dobbiamo staccargli sto pezzo. Guarda che merda. Vedi questa, mamma mia. Le Mini, per smontare anche un singolo pezzo, tocca farle in tanti piccoli pezzettini. Sopra è libero, sotto è attaccato su un punto fisso, quindi quando noi lo andiamo a sfilare c'è forza. Sì, ce l'abbiamo fatta finalmente a allentare quella maledetta vite. Il problema delle Mini è il fatto che sono talmente tanto compatte che non ci si mettono le mani. Bisogna levare sempre prima quelle più scomode, non lasciarle per ultime. Wow, eccolo, è uscito. E la vite scomoda è quella che sta qua da sotto. Bisognava agire, ora sembra facile perché non c'è il tubo e non c'è il pezzo, ma vi posso assicurare che con il pezzo montato non è più così tanto comodo, perché è un punto anche che non si vede. Eccolo là, allora, quello è il volumetrico, tutta questa, diciamo, questa superficie qua è il volumetrico. Poi, se proseguiamo con lo sguardo, vediamo che di qua abbiamo la pompa acqua. La pompa acqua è collegata al volumetrico e praticamente il volumetrico trasmette il moto alla pompa dell'acqua. Quindi se il volumetrico o l'albero interno del volumetrico non gira, di conseguenza non funziona nemmeno la pompa dell'acqua. Quindi ci porta appunto a un surriscaldamento del motore, inoltre che ha un calo di potenza perché non è più ausiliato dal volumetrico. Fino che la Mini va bene, tu la amerai. Però nel momento in cui la Mini incomincerà a darti problemi, partirà l'odio. Regolatore, pressione, benzina e iniettori. Bisogna utilizzare un trucchetto vecchia data. Ha mollato? Sì, ha mollato. Adesso potremmo dargli pure con lo snodo. L'importante era farla sbloccare. Allora adesso la agganciamo con la calamita, onde evitare che si perda il dadino. Eccolo, è lui. Vieni. Eccola. Recupero vapori, passa in mezzo al collettore, quindi lo dobbiamo staccare. Questa è una vera e propria infamata. Guarda come è ridotto sto tubo. Oh, finalmente estrapolato. Stava tosta, perché sbatteva qua praticamente. Sbatteva in questo punto qui, forzava proprio qui. Beh, effettivamente ci sta poco di spazio per tirarlo fuori. Questa è la pompa dell'acqua che, come possiamo vedere qui proprio nell'alberino, è collegata con un altro albero che sta all'interno del volumetrico, quindi girano insieme. Guarda dove cazzo è che sta quella vite, cioè tu mi devi spiegare come fai, non c'entra niente, non ci sono chiavi che fisicamente entrano lì. Alla fine però, dai, con questa ce l'abbiamo fatta. Sì, una super chiave. Vedi Matteo, qui c'è sta
sto segnetto, anzi sti segnetti, va bene, non è tanto normale, cioè non è, da qui adesso non riusciamo a capire ancora niente, però già comunque che c'è sta quello, qualcosa significa. A me non mi sembra che sia originale. Bisogna smontarlo del tutto e valutare, però è grosso. È grosso e poi il corpo comunque non mi sembra. Cioè, c'è da dire una cosa, che il motore volumetrico fondamentalmente, se è fatto bene, spinge e sicuramente è più affidabile in pista rispetto al motore turbo, perché comunque il motore turbo è soggetto a più sollecitazioni nel complessivo. Nulla togliendo a tutte le problematiche che hanno questi motori qua. In più la versione diciamo successiva a questa, quindi quella turbo, l'R56, c'ha comunque monta motore THP, e il motore THP, per chi lo conosce, comunque c'ha svariate problematiche già di serie per quanto riguarda quarto pistone, fasce, c'ha svariati problemi. Questo quei problemi non li presenta, e comunque sicuramente in pista un motore che è turbo ci avrà delle pressioni, come ci avrà anche delle temperature che sono diverse sicuramente a questo, cioè probabilmente così è più sfruttabile secondo me in affidabilità, anche se ricordiamo il fatto che l'affidabilità, quando ci sta un motore che comunque è diciamo preparato, un minimo comunque preparato anche forte, non si può pretendere l'affidabilità al 100%. Abbiamo staccato il tenditore dal compressore e anche la stecca dell'olio. Dobbiamo smontare pure l'alternatore. Bisogna staccare radiatori, bisogna staccare tutto, tutto. Guarda che infame. Non fame! Oh, sul ginocchio! Bello. Dolore della Madonna, ma... Oh, mo adesso puoi andare a fare in culo. A me troppo l'alternatore non mi va, e a te non te va di cambiarlo, giusto? No. Ok. Questa l'abbiamo tolta, quella sotto l'abbiamo tolta, questa è scollegato, quindi in teoria ci dovrebbe venire fuori volumetrico e insieme al volumetrico pompa acqua, finalmente. Eccolo! Eccolo è lui. Finalmente. Come si capisce se è esploso o no? Bisognerebbe aprirlo ancora di più di quanto già lo è. Cioè, già c'è qualche cosa che non va, l'abbiamo visto prima, però bisogna aprirlo. Piacerebbe un botto a tutti noi questa cosa. Cioè, arrivo a toccare proprio. Questo ci fa, questo ci fa tutti e due. Ma bisogna capire se sto gioco è normale o no. È normale o no, però la cosa che a me mi fa tanto strano è che arriva a batte proprio. E poi comunque c'ha bei segni, eh. C'è un po' di segni dentro.
me sta cosa non mi piace. Ma pure il fatto che è segnato sui bordi. Vedi, qui ci stanno proprio delle righe. Sì. Cioè, è come se ci fosse andato dentro qualcosa. C'hai la puleggia che è attaccata a questo albero, che prosegue per tutto il corpo, e di qua c'è un altro ingranaggio che è attaccato a questo e trasmette il moto alla pompa dell'acqua tramite questo. Praticamente questi due si legano tra di loro e in questo modo il volumetrico trasmette il moto anche alla pompa. Poi questo ingranaggio è collegato con questo, che è quello che invece fa girare l'interno del volumetrico, cioè il corpo interno. Uh-huh. E qui invece abbiamo la parte, quella che è attaccata praticamente al sistema d'aspirazione, quindi diciamo all'intercooler. Mo bisogna capire un attimino il problema, se deriva da questo o da questa. Io adesso mo la aprimo la pompa, però io penso che il problema derivi da qui, perché nel momento in cui questo doveva entrare in funzione fischiava tre volte il fischio suo, quindi faceva un rumore totalmente diverso e la macchina scaldava come se la pompa non ce la facesse a far circolare l'acqua nel motore. Dunque, questo molto probabilmente è da revisionare. Sì. Questa non ha un costo eccessivo, quindi secondo te è giusto cambiarla oppure provare ad aprirla? Allora, prova ad aprirla, ci si può provare, ma è insensato, perché tanto comunque sia questo c'è un alberino, voglio dire, il corpo è abbastanza piccolo e poi c'ha sto foro qua che è fatto proprio per capire quando si rompe l'alberino. Però a prescindere io la cambierei, perché visto il lavoro che c'è sta dietro, cioè io la cambierei, perché magari ti trovi che rimonti tutto sistemato, questa non funziona, tra un mese si spacca, ritocca tirare giù tutto, quindi questa a prescindere la metterei nuova. Credo che comunque la causa del problema che abbiamo noi derivi da questo, che adesso noi prima cosa lo controlleremo bene, quindi ci dobbiamo assicurare comunque di quello che gli hanno fatto, non gli hanno fatto, la puleggia ci sta, però dobbiamo vedere internamente quello che è sto compressore. E poi bisogna un attimino, secondo me, va revisionato. Io penso che al 99% va revisionato il corpo interno e ritorna tutto a funzionare normale. Va bene. Perché io non lo voglio comprare nuovo, No, tranquillo. Ah, a proposito, ma questo non è originale, quindi? Non si è capito? Io c'ho il dubbio che sia originale. Cioè, sicuramente, a parte il fatto puleggia, però credo che sia anche più grande il corpo rispetto a quell'originale, ci dobbiamo assicurare questa cosa, c'è da continuare a aprirlo, deve vedere un attimino tutta la situazione, però penso che sì, comunque sia più grande di quello suo originale, sicuro. Dateci qualche consiglio qui sotto nei commenti, fateci sapere se secondo voi il fatto che sia un po' deteriorato all'interno sia proprio il problema, perché magari a bassi regimi non fa rumore, però lo fa solamente nel momento in cui entra in funzione, quando carica pressione incomincia a far rumore, però non fa più il rumore da volumetrico classico che può comunque fa quel fischio, ma lo fa amplificato, cioè per tre volte proprio si sente un rumore che cioè non è paragonabile a un volumetrico, comunque ti fa pensare a qualche cosa che lì dentro non va. Ok, va bene. Ciao ragazzi, ciao, grazie Leo. Pezzi. Props. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella, così quando carico un video mi verrà inviata una notifica. Ciao, ci vediamo alla prossima.